Hafez Haidar legge il racconto dell'autrice Alessandra Santini, La cattedrale. Rara giornata di sole quella del 13 dicembre a Stoccolma. Quasi che l'energia universale avesse voluto festeggiare il ritorno della luce, concedendo agli svedesi 24 ore di tregua da nebbie e piovigine invernale. Perché non bastavano le candeline dell'Avvento a illuminare la loro festa più importante, Santa Lucia, meritava la luce del sole. Ma già la mattina dopo, un grigiore brumoso si era impadronito della città. Lena si era svegliata presto e per un po' si era guardata intorno senza capire dove fosse. Letto basso, piumino, vaghe luci al di là dei vetri appannati. Stoccolma. Certo, camera d'albergo stile Ikea e sua figlia a dormirle accanto. Era stata lei a spingerla verso la Svezia. Possibile che non hai il coraggio di allontanarti più di 50 chilometri da casa? Aveva esclamato una sera, dopo un'intensa discussione in cui entrambe avevano avuto da ridire su tutto, persino sulla casa di Calcata, il cui Lena era stata accusata di portare soltanto il suo amichetto. Sara, che ha 13 anni, ragionava come una donna. Non aveva un padre e l'amichetto le era simpatico, però a volte intralciava il rapporto con sua madre, vedova da troppo tempo e troppo sola, troppo severa, troppo tutto per sopravvivere. Dove dovrei andare, secondo te? L'aveva sfidata. Ma che ne so? In Svezia? Per esempio, Stoccolma? O Uppsala? Dove c'è la più antica università della Scandinavia e una delle più alte cattedrali gotiche del nord? L'aveva presa alla lettera ed erano partite, loro due soltanto, senza polemiche. S'alzò dal letto quando il primo chiarore dell'aurora mostrò un cielo grigiastro, nuvoloso. Farà freddo, pensò. Ma non era importante. Quel giorno dovevano andare a Uppsala e ci sarebbero andate anche se avesse nevicato. Il treno partiva alle 9:20. Poteva ancora godersi quell'attimo d'intima solitudine accanto al vetro appannato della camera d'albergo. Vallate e brughiere e poche case a sbucare dal bosco, coi loro tetti spioventi. Come quella di Biancaneve, pensò Lena, seguendo il paesaggio dal finestrino del treno. Guarda, ma! Esclamò Sara nello stesso istante. Adesso sbuca uno dei sette nani. Erano sulla stessa lunghezza d'onda e succedeva raramente, succedeva in Scandinavia. A migliaia di chilometri da casa. Era un segnale? Avrebbe fatto bene a cambiare casa, città, stile di vita il giorno della morte del giudice? Era questo che Sara voleva comunicarle? Perché era così difficile crescere un adolescente senza padre e sopravvivere da vedova e magistrato? Da donna soprattutto. Le mancava davvero il giudice? O era solo un alibi per non cambiare mai? La stazione di Uppsala era bellissima, gotica e senza fronzoli, d'un liberty austero che raccontava molto di quella piccola città, la terza più grande della Svezia. Poi la strada sino al fiume e oltre il ponte, il centro storico, casette a punta, strade strette, acciottolate e in cima alla salita le due torri della cattedrale a svettare nel cielo grigio che già iniziava a mandare giù pioggia ghiacciata. Domkirchen indicava il cartello turistico. La cattedrale era lassù, imponente e rossa di mattoni, a svettare nel nulla, arroccata sul punto più alto da cui guardava e controllava la città.
castello compreso. Ma è altissima, esclamò Sara. Non ce la faccio a fotografarla tutta. È stupenda. Lo era davvero, gotico nordico, sobrio, imponente, teso verso l'eternità. Portali laterali e centrale, ricche di bassorilievi, a soggetto sacro e antropomorfo. Poi le absidi e il giardino, il prato verde e due grosse pietre piantate nel terreno e ferreggiate, di strani ghiriguri rosastri. Pietre runiche, lesse Sara sul cartello esplicativo. Cosa sono? Le rune erano una specie di alfabeto simbolico usato dai druidi, gli antichi sacerdoti celtici, per comunicare sensazioni o profezie. Che c'entrano i Celti? Qui c'erano i Vichinghi. Ma prima di loro i Celti, che hanno influenzato la cultura e la religiosità dei popoli che li sono succeduti. Leggi, è tutto scritto lì? Indicò il cartello, ma sua figlia esclamò sbuffando. È in inglese! Io entro. Profezie. Lena scosse la testa e la seguì. Erano anni che non metteva piede in una chiesa e non pensava che sarebbe successo a Uppsala, nella cattedrale più alta del nord. In quel momento il cellulare annunciò un messaggio in arrivo. Te leggo dopo, pensò, mentre fuori iniziava a nevicare. L'altezza delle navate, con le volte a crociera e i costoloni, a delinearne la struttura, dava le vertigini, spingendo lo sguardo verso l'ignoto, ben oltre le guglie e i pinnacoli. Era una delle più belle cattedrali gotiche che Lena avesse mai visto. La sua potente e austera bellezza metteva i brividi, invitando al raccoglimento. Mentre Sara andava avanti e indietro per le navate, scattando foto a non finire, Lena si sedette in fondo alla chiesa e per un attimo temette di svenire. Forse era il vago odore del fumo delle candele, la loro luminosità fioca e tremolante, o il freddo. Rabbrividì quando ebbe la sensazione che una mano gelida le sfiorasse i capelli. Ma non c'era nessuno nella grande chiesa, nemmeno più Sara. La trovò sul sagrato, a braccia aperte e sorridente. Stava nevicando e sua figlia voleva prendersi in faccia ogni fiocco di neve come fosse una benedizione. La vide felice e per un attimo lo fu anche lei. Guarda come nevica, ma... Sì, è bellissimo, ma almeno... Tirati su il cappuccio. No, me la voglio prendere tutta, sta nevicata, e portarmela a Roma. Lena rise divertita e la raggiunse sul sagrato innevato, aprì le braccia anche lei e per un po' ebbe la mente e il cuore liberi da ogni peso. Tutto divenne leggero, come i fiocchi che scendevano lievi dal cielo plumbeo. Sempre più fitti, sempre più gelidi. È bellissimo, ribadì Sara. È già tutto bianco. Guarda! Lena annuì mentre sua figlia aggiungeva: è la prima volta che vedo la neve. Voglio raccontarlo a Mark. Posso telefonargli? Ma sì, così almeno avrebbe saputo anche lui dove erano. Annuì di nuovo e mentre Sara chiamava l'amichetto, lei ricordò d'aver un SMS in attesa di essere letto. Il giudice non è morto, dottoressa. Ti sta cercando e presto tornerà da te. È uno scherzo, pensò impietrita. Uno scherzo macabro e perverso. Una cattiveria. Proprio qui, proprio adesso. Perché? Chi soprattutto? Profezie. Lo sguardo andò a cercare le pietre runiche, mentre il corpo gelava e il cuore tornava duro come un sasso, come era stato per troppo tempo, prima che Mark lo sciogliesse. Il giudice vivo? Non era possibile. Aveva visto la sua auto carica di tritolo saltare in aria. 5 anni erano passati. Suo marito era morto
è morto di mafia. Se almeno avessi saputo decifrare i grigori di quelle pietre, se... Ma che vai dicendo? Si disse. Era solo una cattiveria, altro che profezie. Mark ti vuole parlare. La voce di sua figlia le arrivò da molto lontano. Afferrò il telefono con fare meccanico, sussurrò. Ciao! Ma dove sei finita? Si sentì chiedere da un Mark insolitamente preoccupato. Svezia! Ieri Stoccolma, oggi Uppsala. Sta nevicando, è uno spettacolo. Quindi Sara non scherzava. Perché? Non me l'hai detto? Possiamo parlarne al ritorno. Giovedì sono a Roma. Certo, dottoressa. Comunque ti cercavo perché sembra ci siano novità sull'attentato al giudice Coccia. Novità? Gesù! Cosa? Che dici? Ne parliamo giovedì? No, aspetta. Che significa? Sono stato convocato dal capo della polizia insieme ai colleghi dell'antimafia. Convocato tu? Quando? Domani. Non so se dovevo dirtelo, ma mi sembrava scorretto non farlo. Lena deglutì mentre le sembrava di soffocare, lo stomaco chiuso in una morsa d'acciaio. Il giudice non è morto. Mark, io ho ricevuto un messaggio. Silenzio improvviso, vuoto dall'altra parte. Poi il segnale di linea caduta. Accidenti, urlò Lena scaraventando a terra il telefono. Colpa della neve o del credito esaurito. Poi sentì una carezza sul braccio. Si girò di scatto. Sara la guardava incuriosita, ansiosa. Stai male, ma... Senti freddo? Ma no, è tutto ok. Dai, torniamo dentro. Non vuoi dirmi che succede? Adesso no. Sara annuì e, presala per mano, si riavviò alla cattedrale. Insieme si sedettero all'ultimo banco e guardarono in alto, molto oltre le guglie e i pinnacoli, lassù in direzione dell'eternità. Poi Lena abbracciò la figlia e la tenne stretta a sé. Nessuna profezia, nessuno scherzo. Voleva cancellare tutto, come la neve cancella ogni traccia, purificando l'anima. La cattedrale, con la sua pacifica bellezza, le avrebbe dato la serenità per ricominciare. Adesso bastava il suo silenzio e Sara che, come sempre, avrebbe capito.